mattinata, gli spunti che ci hanno introdotti ci consentono di entrare nel vivo immediatamente, nel senso della questione che oggi ci è stato proposto di trattare. Un nuovo welfare nell'età inedita della globalizzazione. Si tratta di questioni edite, questioni che hanno fatto la storia della democrazia, in particolare del Novecento europeo, ma dobbiamo partire dal riconoscimento del fatto che si tratta anche di questioni inedite, cioè che si pongono alla riflessione sulla democrazia, alla cultura e alla pratica politiche per la prima volta. Una nuova condizione umana, spesso nel riflettere sul passaggio di secolo che biograficamente abbiamo vissuto tutti noi adulti e tutti noi che ci troviamo qui, abbiamo parlato anche non solo di passaggio di secolo, ma appunto di passaggio d'epoca. Ed è la prima volta che nella storia umana emerge una riflessione culturale su un passaggio d'epoca nel mentre il passaggio d'epoca sta accadendo. Nella storia umana, e la possiamo verificare questa rappresentazione attraverso anche la denominazione delle epoche che per esempio abbiamo avuto modo di studiare nei manuali di storia, nei manuali di storia della letteratura, di storia dell'arte. Un passaggio d'epoca è di norma computato almeno nella misura dei secoli, e più risaliamo indietro nella lunga storia umana, calcoliamo i passaggi d'epoca nella misura dei millenni. Pensate che noi stiamo parlando, ed è ormai diventato quasi un senso comune, un luogo comune, della nostra epoca come un'epoca postmoderna, a indicare che sono venuti meno i caposaldi, i presupposti culturali, antropologici, sociali, economici che ci hanno fatto definire come moderna l'epoca dalla quale appunto noi ci sentiamo di uscire. L'epoca moderna è l'epoca che storicamente noi facciamo cominciare oggi più che mai, diciamo, dal 1492, cioè dall'incontro colombiano e dall'inizio di quella che abbiamo definito l'epoca della modernità europea, ma anche l'epoca della mondializzazione della condizione del popolamento umano della Terra. Dal 1492 in poi la condizione del popolamento umano della Terra, da diasporica, cioè fatta da separazioni plurimillenarie della condizione di vita di popoli sparsi in tutte le terre emerse del pianeta, da diasporica e separata, diventa nel bene e nel male interdipendente. A partire dal 500 nasce una prima economia mondiale, nasce una prima agricoltura mondiale, nasce un incontro-scontro di virus che provocano anche l'estinzione di intere popolazioni per mancanza di difese immunitarie. Non dimentichiamo che l'estinzione di civiltà antiche e nobili, come per esempio quella azteca nel Centro America, avvenne non solo e non tanto, e non lo dico per giustificare l'impatto degli europei sui nuovi mondi, avvenne non solo e non tanto per le armi e per l'arroganza degli europei, ma per una grande catastrofe immunitaria che provocò la morte in poche settimane, in pochi mesi, di interi popoli e intere tradizioni e intere civiltà. Però l'epoca moderna la facciamo iniziare appunto dalla fine del 400, del 500, ma l'aggettivo moderno, l'invenzione della modernità, la consapevolezza di essere entrati in una nuova epoca post-medioevale avviene nell'Ottocento. È nell'Ottocento che si conia la parola, l'aggettivo moderno o il sostantivo modernità, per indicare un'epoca nata 2-3 secoli prima. Noi
ci troviamo in questa condizione inedita. Di cercare di aggettivare, di definire una condizione che sentiamo biograficamente attraverso le nostre vite come nuova, proprio mentre questa novità si pone a noi. I più anziani di noi, lasciatemi fare osservazioni biografiche che però sono anche profondamente filosofiche e antropologiche, i più anziani fra noi hanno il sentimento, l'esperienza, la sensazione di essere nati pochi anni fa, in fondo, pochi decenni fa, nell'epoca moderna e di essere transitati dopo la loro formazione in un'epoca che è stata definita post-moderna. Comunque questo sentimento di turbamento, del venire meno di un mondo che non c'è più e dell'essere in mezzo al guado verso un mondo che non c'è ancora, esprime bene la condizione di crisi esistenziale, prima ancora che economica, sociale, cognitiva, nella quale noi rappresentiamo quotidianamente, la nostra condizione e nella quale la politica trova il suo humus, culturale. Crisi non a caso è una parola, spesso lo dimentichiamo, che sta a indicare la realtà, l'esperienza di un passaggio da un lido, da un mondo che non c'è più a un mondo che non c'è ancora. E spesso facciamo prevalere dell'esperienza del passaggio della crisi il sentimento che produce, e cioè il sentimento di smarrimento, il sentimento di paura, di turbamento, l'incertezza. E se voi ci pensate, queste sono le parole che antropologicamente rappresentano non solo le analisi della nostra condizione fatta da sociologi, filosofi, anche le analisi economiche, le analisi politiche, anzi tutto uno strumentario politico che noi abbiamo imparato a definire demagogico, populista, è stato inventato proprio per cavalcare, la pancia in cui si producono questi sentimenti di turbamento, di incertezza, di imprevedibilità, di crisi. Ma tutto ciò sta o trova le sue radici in un processo molto profondo, in un processo antropologico che repentinamente si è scatenato. E si è scatenato quando? Se vogliamo continuare a dare i numeri, prima ho dato il numero del 1492 a indicare simbolicamente la nascita di un'epoca della cui fine stiamo noi esperendo esistenzialmente tutti i connotati e i caratteri. Ebbene, nel 1989, invece più vicino a noi, accade una cesura nella storia d'Europa innanzitutto, nella storia dell'Occidente, ma nella storia del mondo, nella storia dell'umanità intera. 1989 è simbolicamente ricordato con il crollo del muro di Berlino, che è assurto a simbolo, della fine di un mondo, della fine di un mondo diviso. Il crollo di un muro è la fine di una divisione, è la fine di un muro che divide, era il muro che divideva il mondo, la terra, l'umanità in due sfere di influenza, la sfera occidentale, sotto l'egida del dominio americano, capitalistica, e la sfera sovietica del socialismo reale, dell'URSS, è la fine della guerra fredda, è la fine della terza guerra mondiale, non calda, non surriscaldata dalle armi, ma raffreddata, combattuta nel freddo, nella non utilizzazione delle armi, nella consapevolezza molto repressa, peraltro, che se fosse stata surriscaldata la guerra fredda dall'uso delle armi atomiche, avrebbe provocato per la prima volta un esito finale fatto non di vinti da una parte e vincitori dall'altra, ma di soli vinti, nella consapevolezza che l'uso simultaneo di alcune armi nucleari provocherebbe quantomeno la distruzione di quelle condizioni della biosfera favorevoli a sostenere la sopravvivenza dell'umanità e dei grandi mammiferi, non la sopravvivenza della vita tout court, che potrebbe continuare secondo altre e inedite storie. Ma perché apparentemente la prendo così alla lontana o così in profondità? Ma
ma perché anche nella nostra riflessione politica, proprio per essere capaci, attenti, adatti a formulare risposte all'altezza del nuovo tempo, dobbiamo essere capaci, adatti, consapevoli, prima di tutto di formulare adeguatamente i problemi. La dico così, in modo molto semplice, per poter stare ancora nella misura al massimo di 10 minuti di esposizione e poi dialogare dopo la riflessione del professor Treu. Ciò che caratterizza proprio questa crisi, questo passaggio, questo disagio della nostra civiltà è l'emergenza, la produzione improvvisa dell'inedito. Siamo smarriti perché proprio gli strumenti, le categorie culturali che meglio hanno funzionato anche nella nostra storia politica e nella storia della democrazia, al meglio per produrre l'emancipazione dei popoli, le conquiste del lavoro, dei diritti, il riconoscimento dei diritti umani, l'evoluzione della democrazia, ecco, proprio queste categorie non bastano, oserei dire non funzionano più. Sono categorie che sono state elaborate consustanzialmente alla grande istituzione geopolitica attraverso la quale si è sviluppata la democrazia in Europa e poi in Occidente e poi in altre parti del mondo, e cioè l'istituzione dello Stato nazionale. Ciò che attraverso il 1989, la fine del socialismo reale, la fine della guerra fredda, la fine dell'idea di fine della storia proclamata da alcuni studiosi e raccolta anche da alcuni politici o economisti occidentali a indicare che il fine e la fine della storia era il trionfo definitivo di questa metà del pianeta, e cioè del capitalismo edito, così come era stato conosciuto. È finita questa ideologia della fine della storia proprio attraverso questa anche crisi economica, che mostra l'illusorietà del fatto che l'irrigidimento di quella idea liberistica che ha prevalso dopo la fine della guerra fredda potesse essere la panacea in grado di garantire pace, sviluppo e progresso al mondo intero o a una parte del mondo a scapito degli altri. È diventato un boomerang anche per la parte apparentemente vincente dell'esito della guerra fredda. Però due grandi motori si accendono in una maniera quasi parossistica dopo il 1989, a portare allo sviluppo di questa crisi, di questo passaggio dal moderno al postmoderno, dall'industriale al postindustriale, direi anche dal secolare al postsecolare. Come vedete, il nuovo mondo non c'è ancora, anche se lo speriamo, nella sua difficoltà, nel suo carattere inedito, dal fatto che lo definiamo in negativo, sempre post qualcosa, postmoderno, postindustriale, secolare. Non abbiamo definizioni positive, se no, come magari poi potremo considerare, l'unica società della conoscenza e l'unica definizione positiva della società emersa a livello globale in questi 20 anni. E dicevo, due grandi motori si accendono e accelerano il corso della storia dopo il 1989. Quali sono? Li riassumo semplicemente, li indico con due parole, ma dovrebbero essere due motori profondamente studiati nelle scuole del nostro Partito Democratico. Li nomino: globalizzazione, tecnologie dell'informazione. Basta risalire a 25 anni fa e sostanzialmente queste parole, le realtà che indicano, non esistevano quantomeno nella fattispecie che poi è esistita. Globalizzazione. Se andiamo a cercare questa parola nei dizionari su cui io, quantomeno che sono anziano, ho studiato prima del 1989, non la troviamo, e non la troviamo nei dizionari di tutte le lingue del mondo. Oggi la parola globalizzazione è la parola più globalizzata, a indicare che la globalizzazione esiste davvero. La si usa nelle università come nei bar, la si usa nelle trasmissioni sportive come nelle trasmissioni
economiche, a proposito e a sproposito, e questo fa parte della natura del linguaggio, delle parole e delle cose. La globalizzazione è nata nel 1989, l'ho detto prima, no. La globalizzazione, come la intendiamo noi, come condizione umana, come modalità umana di popolare la terra, è nata non nel 1989, ma nel 1492. Nel 1492, per la prima volta, da divergente, la condizione dei popoli della terra diventa convergente nel bene e nel male. Però secondo un ritmo temporale che si è sviluppato nella misura dei decenni e dei secoli. Nel 1989, o diciamo nei dintorni del 1989, nasce ed esplode un altro grande esito della storia umana, frutto dei grandi progressi dell'intelligenza umana, della tecnoscienza, e cioè quelle tecnologie dell'intelligenza che hanno vissuto i loro primi vagiti intorno al 1943-45, quando nacque la cibernetica, ma che avevano prodotto grandi macchinari più simili alle macchine industriali che non a queste macchine non macchine che contengono il mondo intero all'interno delle nostre tasche. Alla fine degli anni 80 si delinea lo sviluppo rapidissimo della leggerezza della tecnologia, della leggerezza, della macchina, della leggerezza della relazione, della leggerezza dell'intelligenza, della leggerezza dell'apprendimento, che in pochi anni, non a caso si parla di computer di prima, di seconda, di terza generazione, praticamente ogni anno c'è una generazione nuova. E ogni anno viene stoppato il destino di una generazione ulteriormente nuova perché ci sono macchine di generazione vecchia da vendere da parte di chi le ha fabbricate, altrimenti ne nascerebbero ancora più frequentemente. Ed è proprio lo sviluppo dell'informatica, ma meglio direi delle tecnologie dell'informazione, a trasformare le modalità e il senso della globalizzazione stessa, del primo motore. La globalizzazione si accelera, cioè la realtà della dipendenza reciproca, dell'interdipendenza fra tutto e tutto ciò che accade nel pianeta, e non solo, come si usi dire, economia e finanza. Guardate che il primo sintomo della globalizzazione è venuto dallo spettro di un virus, l'AIDS, che ha segnalato quanto in pochi giorni la sua diffusione attraverso le trame planetarie allora percorribili, tutto fosse davvero connesso con tutti. E questo virus è diventato un po' il segnaposto, il vessillifero, il marker della globalizzazione realizzatasi in modo così simultaneo, non solo nello spazio ma nel tempo. Nasce una globalizzazione che, come diciamo, rende tutto interdipendente, non solo nello spazio, ma quasi simultaneamente del tempo, mangiando il tempo. È una globalizzazione cronofagica, cioè che avviene senza la mediazione immediatamente di processi storici che attendono la possibilità dello sviluppo di relazioni consapevoli. Avviene quasi prima che possa deciderla colui che poi la vive e la produce, cioè l'umano, l'essere umano. È un cambiamento antropologico, è una mutazione antropologica straordinaria. E che provoca, e qui mi fermo su questo, ma ovviamente vedete anche dalla mia passione quanto mi piacerebbe approfondire proprio questo presupposto prima di arrivarne alle conseguenze, e provoca alcuni effetti straordinari a livello locale nelle società umane. Come si potrebbe dire, l'intreccio, il combinato disposto di sviluppo rapido, di globalizzazione, tecnologie dell'informazione, cambia le condizioni attraverso le quali si produce la comunità umana a livello globale e a livello locale, si produce la società, trasforma la società, pone fine alle modalità organizzative di quella che nella nostra modernità, a livello politologico, così come a livello esperienziale nella vita quotidiana, avevamo chiamato società, società. La società moderna per noi è la società tout court, è la società delle metropoli, è la società delle fabbriche, è la società delle città, è
è la società degli stati nazionali, definiti da territori compatti, segnati da confini, all'interno dei quali si definiscono i diritti di cittadinanza che scompaiono quando si varca un confine. È inclusivo e esclusivo nello stesso movimento il diritto di cittadinanza creato dalle società democratiche, dalle politiche democratiche degli stati nazionali, ma soprattutto stati nazionali definiti da una caratteristica fondativa, che è la sovranità assoluta, senza interferenze possibili di uno Stato e quindi del suo governo democratico all'interno dei propri confini. È la limitazione, l'interferenza con questa sovranità che ha giustificato le dichiarazioni di guerra, secondo anche il diritto internazionale. È l'ingerenza della sovranità di un altro Stato, di un altro popolo, quindi a giustificare, cioè a rendere giusto, secondo il diritto internazionale moderno, la dichiarazione di guerra per salvaguardare la sovranità assoluta. Ma globalizzazione e tecnologie dell'informazione provocano una trasformazione rapida e immediata proprio dei capisaldi e quindi l'esigenza di cambiare anche il linguaggio dei capisaldi di questa storia della geopolitica, della politica, della democrazia moderna. I confini non sono più assoluti e intangibili, ma questo non perché lo dicono o lo dicano come dire, i detrattori delle democrazie statali, ma proprio perché lo evidenziano i grandi problemi su cui le democrazie avevano esercitato all'interno dei loro stati la sovranità assoluta. Tutti i grandi problemi dei governi, degli stati nazionali e delle democrazie, il problema dell'energia, il problema del bilancio economico, il problema del PIL, il problema della pace, il problema del terrorismo, persino il problema dell'acqua, il problema della formazione, il problema della ricerca scientifica, su tutti questi problemi, fino, potremmo dire simbolicamente, anche se non è vero, al 1989 ciascuno Stato aveva una sovranità assoluta, decideva per sé, da sé, in contratto, in contrasto, in combutta con altri Stati, ma da sé e per sé. Oggi tutti questi problemi non rispettano, sono i problemi che non rispettano i confini degli Stati nazionali, li travalicano. Persino il grande problema dell'acqua è un problema che è diventato un problema dell'umanità intera, che richiede la responsabilità e l'autolimitazione di sovranità da parte di ciascuno Stato, forte o debole che sia. Il problema del terrorismo, il problema della pace, della guerra, il problema della ricerca scientifica, il problema dell'energia, sono problemi che evidenziano il fatto che i confini non esistono più e quindi dobbiamo reinventare le sovranità, le istanze politiche nazionali, continentali, sovracontinentali di questi problemi. Tutto ciò, e anche qui è un altro bel file che dovremmo aprire riflessivo, all'interno di ciascuna società non solo provoca quella crisi della politica che sì certo è dovuta al degrado del costume, della moralità, della casta, di tutte le cose che vogliamo dire, ma non è riducibile a questo. Se noi lo riduciamo a questo, andiamo a curare la febbre, ma non andiamo a capire o a fare una diagnosi della malattia. È realmente in crisi l'armamentario istituzionale e concettuale attraverso il quale, in crisi nel senso esige un passaggio verso un non so dove, il passaggio verso l'Europa politica per esempio, elusa così grandemente nel momento della sua massima necessità proprio dai governi degli stati europei. Ma mettiamo qui puntini, puntini, puntini per chiudere. E l'effetto più straordinario di questo grande passaggio d'epoca, che semplicemente ho contrappuntato, elencato con alcuni promemoria di eventi in corso e di processi in corso, è un grande, tu lo ricordavi, processo di individualizzazione della società. La dico così per dirla in una battuta metaforica, prima ancora che politica o scientifica.
Una delle grandi metafore per parlare della società, ma nel senso comune, è la metafora del tessuto. Siamo abituati a sentire, l'espressione il tessuto sociale e forse oggi per la prima volta ne comprendiamo realmente la pregnanza. Oggi perché questo tessuto è smagliato, quasi non c'è più, è pieno di buchi, i fili sono deboli, si strappano da tutte le parti e non sappiamo neanche come, con quali fili, con quali aghi, con quali strumenti fare dei rammendi o delle ricuciture o ritesserlo. Non sappiamo qual è la direzione, cerchiamo delle tamponature. Però è indubbio che il processo di individualizzazione della società, cioè il passaggio da un tessuto, da una società che è un tessuto a una società di individui, che sembra quasi un ossimoro, una contraddizione in termini, è ciò che è accaduto e ciò accade nella nostra esperienza. Vi faccio un esempio, scusate se vi può sembrare una caduta rispetto a discorsi alti che siete abituati qui ad ascoltare, ma lasciatemelo fare. Nell'ultima campagna elettorale, 4 anni fa, il candidato presidente del Consiglio della coalizione di centrodestra, e cioè Silvio Berlusconi, in uno dei suoi incontri in piazza, nei suoi bagni di folla, incontra e si lascia avvicinare da una mamma quarantenne di una figlia ventenne. La mamma quarantenne chiede al candidato presidente Berlusconi, presidente, mi dica come posso fare a togliere da un futuro di precarietà mia figlia. E il presidente, suscitando con grande errore da parte nostra, la nostra irrisione, delusione o indignazione, nessuna delle tre cose va bene, rispose, signora mia, gli faccia sposare mio figlio o uno come lui. Allora il grande sociologo Zygmunt Bauman, il teorico della società liquida, ha scritto migliaia e migliaia di pagine sostanzialmente, non per dare la stessa risposta, ma per rappresentare questa realtà incarnata e sentita bene. Non a caso è stato di fatto, purtroppo, ma di fatto, un leader della deriva liquida, Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, detta in parole baumaniane, dice: ma dobbiamo rassegnarci al fatto che nella società liquida dobbiamo trovare soluzioni individuali a problemi collettivi. E questo è il vissuto, questa è la rappresentazione mediatica, esperienziale, emotiva, straordinaria, straordinaria, se dobbiamo ripensare. Ma come capovolgere? Come costruire una politica capace di essere convincente, di definire un racconto, un orizzonte motivante per individui che impauriti sono indotti a cercare soluzioni individuali a problemi collettivi per capire insieme tutti come e perché l'unica via di salvezza è cercare soluzioni comuni a problemi condivisi e comuni. Come rigenerare un impianto? Questa è la rigenerazione della democrazia e di tutti i problemi che ne seguono. Allora, in questo contesto, che ne è del welfare? C'entra tutto questo con il welfare e c'entra con la globalizzazione. Il welfare è stata una delle grandi invenzioni della civiltà democratica europea e poi qui ne è maestro il professor Treu e gli lascio tra un minuto la parola. Ma in questo tempo di crisi si dice, e si dice anche tante volte dalle nostre parti, a sinistra, spesso la fine delle ideologie è confusa con la necessità di un pragmatismo che spesso vuole dire conversione a idee che una volta, pur nel nostro rispetto verso di loro, definivamo dell'altra parte politica. No, in tempo di crisi il welfare non è più sostenibile, è stata una bella realtà, ora è un'illusione, un sogno, dobbiamo accettare che non ce n'è più. Se noi paragoniamo lo sviluppo economico, la crescita economica, di cui spesso in malo modo si continua a parlare come via di salvezza dell'umanità, come riempimento di un boccale di birra,
cresce, cresce, cresce l'economia. Poi quando più cresce, cresce anche uno strato di schiuma, come sapete, soprattutto se non siamo accorti a fare il gesto dell'inclinare, ma cresce comunque uno strato. Ecco, secondo la concezione tradizionale, c'è una separazione netta fra due sfere, che è l'economico da una parte e il sociale dall'altra. Questa separazione netta, negli ultimi 20-25 anni, dopo la fine della guerra fredda e la presunta fine della storia con il trionfo definitivo del liberismo capitalista, confondendo i due termini come se fossero necessariamente un unum, una cosa sola, si è detto, ma l'economia è una pura tecnologia, il cui scopo è la produzione, purché sia in qualunque modo di profitto. Il sociale va tenuto separato, viene dopo, ed è la sfera nella quale eventualmente poi, sulla base dei valori di una civiltà, noi ridistribuiamo per risarcire la schiuma della birra, ciò che c'è di più, ciò che c'è in più nella crescita economica a coloro che sono rimasti esclusi dai benefici della crescita, per tenerli dentro, per tante ragioni, per giustizia sociale, valore morale, ordine pubblico. Questo è lo schema. In tempo di crisi, la crescita economica non solo non produce più tanta schiuma, ma produce anche meno birra, quindi la conclusione inevitabile sembra essere nel sociale non c'è più nulla da ridistribuire, anzi, se noi eccediamo nella ridistribuzione risarcitoria a chi è rimasto escluso, mettiamo anche delle zeppe che ostacolano la crescita economica. A dirla tutta, il welfare non solo non è più sostenibile, ma diventa addirittura una delle concause della crisi della crescita. E allora, prima anche si diceva nell'introduzione, dobbiamo cambiare modello, ma dobbiamo cambiare gli occhiali, la mentalità. È proprio vero che, beh, innanzitutto l'unico welfare possibile è quello edito, conosciuto. È proprio vero che l'unico modo per giustificare o realizzare la crescita economica è tenere l'economico separato dal sociale? È proprio vero che l'unico modo in tempo di crisi per creare un minimo di giustizia sociale il mezzo sia soltanto il risarcimento ex post? È proprio vero che l'economico ha a che fare con una crescita che non deve avere niente a che fare, cioè che non deve porsi il problema dei contenuti sociali e delle finalità sociali della crescita? È proprio vero che questo modello che esclude la riflessione economico sui contenuti e le finalità della crescita sia il modello che garantisce più profitto? Non è forse vero che è questo modello dell'economia puramente tecnico e tecnologico, puramente individualistico, in cui chi vince giustifica il fatto che perdono tutti e che viene eliminato persino chi arriva secondo? È proprio vero che l'avidità, come diceva il bel film Wall Street di qualche anno fa, è il valore supremo, scientifico, tecnico dell'economia ed è l'unico che può giustificare la crescita e la crescita del profitto? Non è forse possibile concepire un cambiamento di occhiali attraverso il quale è proprio anche, non solo, ma anche la riflessione, la definizione, la produzione di contenuti e di finalità sociali della crescita, può favorire processi di crescita economica? Non è forse vero che anche la definizione di contenuti sociali dell'economia può provocare lo sviluppo dell'economia, detta in soldoni, perché poi in soldi più sofisticati li dirà. La dirà questa puntata il professor Treu, senz'altro molto meglio di me. Non è forse vero che la grande risorsa in crisi nelle nostre società, a livello locale e a livello globale, non sia soprattutto la moneta, ma sia soprattutto la relazione sociale? Non è forse vero che per rigenerare anche virtuosi processi di tipo economico, è proprio la definizione di processi rigeneratori di relazioni sociali a valore economico che può essere una via concreta e non una via utopica. Allora, il titolo che noi abbiamo voluto dare al nostro saggio,
che Anna Maria citava generosamente all'inizio. Il sottotitolo è Globalizzazione e Welfare, già più comprensibile e disciplinare. Il titolo però è Organizzare l'altruismo, che è apparentemente un ossimoro, cioè una contraddizione in termine, perché l'altruismo è una pulsione che ha a che fare con la gratuità, con l'individualità, con il volontariato. L'organizzazione esige un metodo e spesso anche esige un ritorno economico. In questo apparente ossimoro non sta proprio forse la chiave di volta per esplorare un approdo della crisi, cioè del passaggio da un mondo che non c'è più a un mondo che non c'è ancora, anche nello sviluppo della democrazia sociale del nostro tempo, e cioè la valorizzazione di quei processi generativi di ritessiture sociali, di relazioni sociali, che possono mettere in mano alla responsabilità delle comunità e non soltanto dello Stato il futuro destino, non solo della nostra economia, ma anche della nostra democrazia, non solo della nostra democrazia, ma anche della nostra economia. Mai come oggi, democrazia politica, democrazia sociale e democrazia economica sono tre facce di una stessa medaglia che è un po' difficile da pensare perché non è piatta, insomma, è complessa, è tridimensionale, ma com'è tridimensionale la profondità della storia umana. Grazie. Sì, grazie. Beh, tanto complimenti per la scuola, speriamo che ce ne siano tanti in giro complimenti per la per il partito. redazione. Ci dovrebbero andare a scuola 100.000 persone come minimo, giusto per porre un po' di lievito in questa complicata focaccia. Noi quando abbiamo cominciato a riflettere su questi temi, avete visto la visione di Mauro Ceruti è assolutamente lucida e complicata, noi abbiamo cominciato a riflettere prima della crisi. E avevamo così, sensazioni molto forti già allora, anche perché noi giravamo non nelle scuole, perché non ce ne sono tante, ma nei riunioni di circoli, eccetera. E avevamo la sensazione che che stesse arrivando, insomma, che ci fosse in atto un cambio d'epoca, no? Non solo un'epoca di cambiamenti, come diceva quel tale, ma un cambiamento d'epoca c'era. Poi è arrivata la crisi. E anche all'inizio non ce ne siamo accorti, beh, Berlusconi ha detto che non c'era, ma anche noi abbiamo fatto fatica perché ci ha fatto toccare in modo drammatico, dico non tragico, per ora dico drammatico, queste cose. Faccio solo un esempio, l'interdipendenza e la globalizzazione, sì, belle parole, uno c'è l'AIDS e quindi lo vede. Ma in questo cosa è successo in questi ultimi anni? Che è partita una ondata mondiale, uno tsunami, dalla parte che è più globalizzata che è la finanza, una vera e propria catastrofe, contro la quale non abbiamo saputo reagire nessuno, neanche Obama, perché con Wall Street c'ha i suoi problemi, figuriamoci i piccoli stati europei. E questa invasione della finanza, che è la cosa più evidentemente legata alla globalizzazione, si è insinuata non solo rendendo evidente l'interdipendenza, no, perché un crollo di Wall Street ci rovina i risparmi di una vita, e questo è già terrificante, ci se ne accorge un po' alla volta. Ma la cosa che poi dopo abbiamo visto, ha investito un'intera costruzione sociale e politica su cui noi, tutti noi, abbiamo studiato, ci siamo, cioè gli stati nazionali. Beh, ma vi rendete conto che in 2 anni l'ondata finanziaria sta facendo fallire Grecia, Portogallo, mette in pericolo Italia, Francia. No, ma se me l'avessero chiesto 2 anni fa, solo quando stavamo scrivendo l'inizio del libro, è impossibile. Ci avremmo detto sì. Dobbiamo ripensare l'idea dello Stato nazionale su cui abbiamo costruito tutti i nostri modelli perché c'è la globalizzazione,
calma, ci pensiamo, vediamo, ragioniamo, le riforme con calma, ma con calma niente. Perché? Perché adesso lo Stato nazionale è fisicamente in fallimento in molti suoi aspetti. Certo, la Cina è un altro mondo, l'India è un altro mondo, il Brasile è un altro mondo, infatti loro sono un altro mondo, sono un altro pezzo di globalizzazione e hanno entrato la costruzione dello Stato tutta diversa, eccetera. Col che ovviamente abbiamo visto anche lì cose che sapevamo, ma altro è saperle, anche scriverle, altro è vederle capitarci sulla testa, che l'Europa non è più, non solo non è più al centro del mondo, ma è una barchetta in mezzo a questa burrasca. E purtroppo quindi si è insinuata nella nostra vita questa realtà poi terribile della finanza mondiale senza regole. Si è abbattuta sugli stati nazionali e sta scassando le politiche e i rapporti politici, perché noi per 60 anni abbiamo cercato di costruire l'Europa malamente, magari l'Italia più a chiacchiere che i padri fondatori, costruzione lenta dell'Europa economica prima, poi forse anche un po' dell'Europa istituzionale. Beh, che è successo? Di fronte a questa ondata terribile, l'Europa sta negando l'interdipendenza. Perché la politica tedesca è la più evidente, va contro l'evidenza, pensando di poter salvare se stessa a prescindere dall'interdipendenza. Questa nostra povera Europa costruita con tanta fatica è un segno di contraddizione. Al massimo dell'interdipendenza sta reagendo col massimo di nazionalismo, e dentro gli stati io non sono del tutto pessimista, ma sono consapevole che siamo nel mezzo di un uragano politico da cui dovremmo cercare di uscire, solo se appunto vediamo la profondità dell'oceano e cambiamo gli occhiali e guardiamo in modo diverso la cosa. E veramente una scossa fortissima. Io penso che siamo di fronte a questo sconvolgimento. Uno può essere preso da un senso di impotenza, perché molte volte si dice, ma come, noi buttiamo via tutti i libri che abbiamo scritto, no? Cioè le categorie. La politica è in crisi, ma non in crisi solo, ha ragione Mauro, per la casta è in crisi perché i paesi più civili e quelli che noi abbiamo guardato come modello, almeno io, l'Olanda, la Danimarca, la Svezia, paesi di grande welfare, costruito mica con lo spago come da noi, ma secoli di socialismo, di divisioni solidaristiche, sono scosse da un populismo terrificante, da qui che è la manifestazione collettiva dell'egoismo individuale, no? Quindi guardate, è veramente, queste idee pesano su tutta la nostra costruzione, e quindi dobbiamo rispondere con analisi, con sentimenti e con politiche all'altezza. Guardate che adesso qui quella cosa più terrificante sono è l'impatto della globalizzazione e della finanza sregolata globale, ma l'altro tema che diceva Mauro, che fate, non so se ce l'avete, la tecnologia. Beh, guardate che noi non abbiamo anche questo ancora chiaro quanto cambia la nostra vita. Beh, secondo me basta guardare mio nipote, che ha meno di un anno, comincia già a usare questo, nel senso che ci mette le dita sopra. Chi lo sa cosa succede appunto quando avremo una generazione di uomini informati, bambini informatici, no, ma adesso non voglio arrivare lì, non lo so, ma vedo cosa sta succedendo sul lavoro. Ma guardate che questa società della conoscenza tecnologica scatenata, 7 miliardi di telefonini, no, più degli uomini, superato il numero degli uomini, le macchine hanno superato il numero degli uomini. Io sono andato in Cina recentemente un paio di volte, è una roba incredibile.
centinaia di milioni di giovani, mica come da noi vecchietti che stanno aspettando la pensione, che sono tutti immersi in queste tecnologie. Beh, ma pensate che il lavoro di questi qui sarà uguale a quello su cui noi abbiamo costruito la politica del lavoro, le leggi del lavoro, eccetera. Ma neanche per sogno. Leggevo i dati ultimi, sono andato a fare un confronto con alcuni altri paesi, ma insomma 50 anni fa, quindi non nel 1492, la manifattura in certi paesi era tutto, ancora noi pensiamo così, come fai se 56enne a lavorare nella catena di montaggio per le pensioni, certo, però la manifattura era oltre la metà della popolazione lavorativa, e nei paesi più arretrati era l'agricoltura. Beh, adesso gli ultimi dati negli Stati Uniti, gli addetti alla manifattura, non gli operai, gli addetti alla manifattura sono il 10%. Capirete che già adesso siamo in una società completamente diversa. E le tecnologie sono quelle, sono la bomba nel motore che ha ancora da manifestare. E noi siamo in quella direzione. Allora, le qualità del lavoro, il vissuto del lavoro in questi prossimi anni cambierà sempre di più in modo imprevedibile, non siamo neanche in grado di fare le previsioni. Una volta si facevano le previsioni, mi ricordo, a 5 anni, a 10 anni, quali sono le professioni che saranno più, quali sono quindi le conoscenze che bisogna insegnare, la specializzazione. E adesso si può fare come giocare in borsa, e quindi molta più necessità di ripensare anche i modelli educativi, se volete ne parliamo. Bene, allora, tutto ciò in attesa del governo mondiale, che però dobbiamo, perché se i problemi sono questi, noi dobbiamo immaginare soluzioni e strumenti analoghi, no? Naturalmente noi abbiamo delle istituzioni, lì c'è un capitoletto nel nostro libro, delle istituzioni mondiali che stanno cercando, no, di affrontare questi problemi, ma anche qui con una sfasatura terribile, perché le poche istituzioni mondiali minimamente robuste sono quelle del commercio internazionale, cioè il mercantilismo, e cercano di influenzare i rapporti internazionali usando la legge storica del più forte, no? Io non commercio con te se non fai certe cose. Poi se invece andate verso le istituzioni del lavoro, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro non è un profeta disarmato, e se pensate alle istituzioni finanziarie, per fortuna che hanno poco potere, perché sennò farebbero peggio, nel senso che non sono largamente espressione dei gruppi bancari dominanti, eccetera. Quindi questo è tutto un mondo che dovremmo esplorare. Io penso che dobbiamo fare due cose per vedere poi di cominciare a cogliere le implicazioni politiche di questa rivoluzione. Tanto noi abbiamo scritto sull'Avvenire l'altro giorno un articoletto in cui avevamo cercato di vedere queste cose un po' più nella contingenza. Allora, la prima cosa però che io direi, guardate che è vero che lo Stato nazionale è molto sotto scacco, però non è che i modelli nuovi, la riflessione sulla necessità di un nuovo modello economico e sociale si costruisce se non dentro nelle nostre comunità, cioè, proprio perché c'è questa globalizzazione imperante, gli stati della vecchia Europa, che sono portatori di una storica civicness e conoscenza sia pure sui vecchi materiali, devono dimostrare di essere in grado di contribuire. Non è detto che ce la facciamo, può anche darsi che non ce la facciamo, e quindi questi problemi saranno affrontati da Pechino, da Brasilia, però noi abbiamo il dovere etico, collettivo, politico, di dire se noi siamo ancora in grado di, cambiando occhiali, di vedere, o se siamo ciechi. E quindi noi stati più maturi, dobbiamo cominciare a dire, allora, nel nostro modello, sia pure sapendo che c'è un uragano che non controlliamo, ma nel nostro quotidiano, anzi non nel nostro quotidiano, nel nostro medio periodo, come siamo in grado di proporre nuove modalità di
economiche, sociali, in grado di orientare un diverso modo di essere della nostra popolazione, altrimenti subiamo, altrimenti subiamo. In questo momento stiamo subendo la botta finanziaria, però non è detto che nel nostro welfare dobbiamo, cosa vorrebbe dire subire? Signori, non ci sono più quattrini, chiudiamo la casa del welfare e dedichiamoci ad altre cose. No, ecco, quindi credo che la responsabilità sia più che mai dei governi, e nel caso dell'Europa, dei governi nazionali, e anche dei territoriali, se volete, e nel caso dell'Europa dovrebbe essere la responsabilità dell'Europa. Noi abbiamo dentro nella nostra imperfetta costruzione però alcuni degli elementi che stava dicendo Mauro. Noi abbiamo un'economia sociale di mercato, che purtroppo è magari spesso una cosa ancora vaga e che fa fatica a reggere quest'urto, ma cosa voleva dire? Voleva dire quello che ha detto Ceruti adesso, voleva dire che l'economia e il sociale non erano due mondi diversi, non come Wall Street, cioè l'imperativo è arricchisciti e poi chi se ne frega, trickle down si chiamano, cioè se tu prendi un fracco di soldi eccetera, poi trickle down, qualcosa gocciola giù, e questo è un modello, noi abbiamo sempre detto, quindi l'economia si arricchisce e poi il sociale prende le gocce, questa è l'idea. Noi invece abbiamo detto no, economia sociale di mercato, quindi dentro nell'economia tu dentro il tipo di sviluppo che fai, la distribuzione, il tipo di produzione e il tipo di distribuzione di ricchezza deve tenere conto di certi principi, di certi valori, quindi in un certo grado di uguaglianza, di un certo tipo di equilibrio, una volta si diceva tra di consumo e adesso ci dice ancora di più l'ambiente, la sostenibilità, eccetera. Quindi noi questo ce l'abbiamo scritto. Purtroppo non è stato sempre sufficientemente attrezzato neanche nel pre-crisi, e adesso è messo molto a dura prova, direi che molto più duramente, perché per esempio non la faccio lunga, ma insomma una delle realizzazioni no più significative dell'economia sociale del mercato è la Germania della partecipazione, che dentro nell'impresa ha dentro il sociale, no? Perché addirittura le imprese sono in qualche modo partecipate, perché il welfare di quel paese non è come il nostro corporativo, ognuno si fa i cavoli suoi, cioè invece di dare una soluzione individuale a un problema collettivo diamo una soluzione di gruppo corporativa a un problema collettivo generale, e quindi consumiamo risorse perché gli avvocati pigliano più soldi dei giovani precari, eccetera eccetera. In quel paese c'è un welfare più universalistico, e ciò nonostante vedete anche lì come si reagisce con fatica e come poi la Germania di fronte all'uragano diceva vabbè, economia sociale di mercato per noi, e gli altri vanno a farsi freddo, eccetera. Grecia, quindi l'economia, la solidarietà, i valori di cui stiamo parlando non è che sono familistici, corporativi o nazionalistici, o sono in grado, data la dimensione dei problemi, altrimenti sono ipocriti, falsi. Quindi mi dispiace per la Germania, che io amerei anche tanto, a parte il cibo. Nello stesso discorso della quello che noi diciamo lì, lo sviluppo umano, guardate che questa è una cosa seria, perché non c'era mai posto così, cioè si era sempre detto benissimo la crescita, si pensava che la crescita continuasse, che fosse abbastanza lineare, si diceva deve essere una crescita magari un pochettino più pulita e poi dopo distribuire i dividendi in modo equo, a parte che non si è fatto neanche questo, perché uno dei problemi gravi della crisi è che negli ultimi anni le diseguaglianze sono aumentate moltissimo, ma adesso il problema è diventato molto più radicale, cioè tu ti devi domandare nell'epoca della globalizzazione, delle tecnologie, della conoscenza, come, che tipo di sviluppo, e noi diciamo uno sviluppo umano, infatti per fortuna qualcuno comincia anche a risalire, allora, quali sono gli indicatori veri dello sviluppo? Sono il PIL. E se tu produci più spazzature,
cresce la ricchezza. E se tu esternalizzi certi servizi dalla famiglia, internalizzi altri, cambia il concetto di ricchezza nazionale. Storia che si sta cercando di costruire una nuova concezione dello sviluppo con indicatori meno materiali e più lungimiranti, più attenti a quello che noi diciamo l'altruismo in sostanza, cioè più attenti a beni comuni. Naturalmente questo è appena un inizio, noi facciamo, diamo delle indicazioni, adesso occorre ovviamente che per esempio uno dei guai dell'Italia, così faccio una cosa, no, noi negli ultimi 7-8 anni abbiamo smesso di investire. Smesso, no, non smesso. Smesso di investire beni pubblici, non ne parliamo, ma anche spesso beni privati perché l'individualismo è suicida, no? L'individualismo dell'imprenditoria stracciona, come molto è questo, io consumo, porto i soldi in Svizzera, prendo lo yacht, chi se ne frega, non investo, dopodiché muoio, centinaia di migliaia di piccole aziende che stanno fallendo. Quindi occorre veramente, anche adesso sempre per dare due battute più di concrezione, capite che di fronte a queste grandi cose, cioè il rigore, no, è importante perché siccome l'ondata tsunami finanziario c'è, se tu non cerchi di difenderti muori e se muori non fai un nuovo modello di sviluppo. Però è chiaro che questo non basta, non solo. Non basta neppure, per esempio, le liberalizzazioni in Italia, adesso questo di cui si sta parlando in questi giorni, sono ovviamente un punto di passaggio perché l'Italia è, rispetto anche alla modernità, quella, non la postmodernità, la modernità era un po' premoderna, nel senso che è un paese popolato di corporazioni. E capirete che anche una logica, diciamo, pre-tsunami, tu hai un corpo economico che è un tessuto di egoismi, invece di essere razionale, non dico altruista, e quindi sprechi le risorse, hai tanto là, tanto grasso, è un corpo con tanto grasso, pochi muscoli, vitamine quasi niente perché hai smesso di investire e quindi capite che queste liberalizzazioni hanno un significato minimamente di togliere un po' di grasso, ecco. Però l'agenda politica, non dico di questo governo che lo prendiamo come un periodo di disintossicazione, almeno mettiamola un po' riduttiva, ma insomma è chiaro che noi dovremmo pensare, dobbiamo pensare, abbiamo detto, dobbiamo pensare un po' più a lungo su come vogliamo reimpostare la nostra crescita, appunto il nostro sviluppo umano, e si può fare, ci sono appunto gli strumenti, ma ci vogliono le politiche. Una battuta sola sul welfare, vedete? Il welfare è la vittima più evidente, no, di questo piccolo dramma, cioè il cappuccetto rosso della, infatti l'ultimo numero non so, dell'Economist c'è il cappuccetto rosso nella foresta della globalizzazione e il cappuccetto rosso in questo caso è l'Europa, dice come ce la farà il cappuccetto rosso a uscire dal tunnel? E Cappuccetto Rosso è tutta l'Europa e in particolare il welfare europeo. Persino Draghi, che è una persona equilibrata, io voglio vedere cosa ha detto esattamente, perché ha detto che il modello sociale europeo, cioè il welfare, è morto, no? Cappuccetto Rosso è stato mangiato dal lupo. No, vorrei vedere perché da come è riportato non è chiaro, perché una cosa, attenzione, è di dire il modello sociale degli anni passati in cui è molto ancora molto corporativo, in cui ogni categoria si fa la sua, nella migliore delle ipotesi, la sua solidarietà e se la paga, se la fa e se la dice, ma non contribuisce, perché questa è la nostra idea del welfare, contribuisce alla soddisfazione di bisogni generali e non contribuisce alla crescita umana, perché il welfare per noi è solo un risarcimento dei guasti, ma è un modello di crescita umana che alimenta la solidarietà, appunto, che è l'organizzazione dell'altruismo. Allora, se diciamo che è morto quello, ma certo, anche perché quello spreca risorse, non è, paradossalmente, non è uno strumento sempre di uguaglianza. Cioè,
per esempio il welfare italiano, questo qua è del welfare italiano, che non spreca tante risorse perché è un welfare poverino, ma è al suo interno squilibrato tra le varie cose, no? Tanto alle pensioni, niente alla famiglia, poco ai bambini, la sanità così così, la non autosufficienza, chi se ne importa, ma quindi è squilibrato in questo senso, ma è squilibrato appunto all'interno dei gruppi sociali, quindi è un elemento di diseguaglianza. Non per niente c'è stata questa reazione terribile delle corporazioni in questi giorni, perché ognuno si difende. In questo senso dire che il modello sociale versione pre-tsunami è morto può anche essere, però non bisognerebbe equivocare, che si dica vabbè, allora andiamo sul modello atlantico, che è il modello in cui i problemi individuali si risolvono in modo individuale e non c'è, la società non si occupa di mettere insieme le risorse per una soluzione dei problemi comuni. Quindi il test, tra l'altro, del welfare è un test in questo momento particolarmente, perché è il primo che muore, se l'economia può reggere per un po', insomma, una stagnante. Qualcuno dice addirittura che va bene, ci vuole la decrescita, secondo me è stupidaggine, ma insomma. E lo Stato, qualcuno resiste, ma il welfare è il cappuccetto rosso della storia, se noi non tariamo come, appunto, come cerchiamo di dire, no? Come una componente della crescita umana, quindi molto universalistico. Noi abbiamo scritto questo articolo, almeno io ci ho pensato, poi parlavamo insieme, pensando all'agenda di questi giorni, no? Del mercato del lavoro. È chiaro che è un'agenda parziale, secondo me è parziale anche nell'emergenza, rispetto ai problemi che abbiamo detto è parzialissima, però sapevamo, no? Bisognava fare interventi di emergenza. E nello stesso tempo noi dovremmo pensare a cose un pochettino più in là, e quindi è sicuramente parziale, ma speriamo comunque che nella sua parzialità si risolva, perché ad esempio un pezzo di questa agenda va nella direzione giusta, cioè si cerca di rendere più universale e più attivo quel pezzo del welfare che sono gli ammortizzatori sociali. E nello tsunami almeno avere una zatterina per ciascuno, invece di avere una zattera per i maschi adulti e niente, neanche una ciambella di salvataggio per 2 milioni di giovani, beh, insomma, almeno riequilibrare questo è un intervento di emergenza che è assolutamente necessario e che va nella direzione che tutti noi vorremmo. Però io quando scrivo questo articolo ho detto, noi non è che possiamo chiedere a noi stessi, a Monti, domani mattina, in questi giorni, di fare il welfare universale, che non è una cosa facile, però potremmo almeno dare qualche segnale. Siccome la vittima più evidente del vecchio modello di sviluppo, della crisi, sono i giovani, sono 2 milioni di persone minimo, sono pochi perché sono nati pochi negli ultimi tempi, ma insomma. Allora, un test qui, cominciare da, diciamo che le persone sopra i 30 le consideriamo non perdute, no? Però guardate, io lo dico a proposito di egoismo, di solidarietà, di altruismo, in fondo noi abbiamo avuto qualche decennio, a seconda dell'età, di crescita, sia pure un po' sgarruppata, però insomma di crescita, ma un giovane che è entrato negli anni 2000 con 20 anni, e si è beccato un decennio disastroso come quello, in particolare l'Italia, quindi non è cresciuto il reddito, non è cresciuta l'opportunità, non si è fatta la pensione, ci sono disoccupati e neanche in grado di cercare l'occupazione. Beh, almeno per quella generazione lì, per questa generazione, non è un decennio perduto, è il decennio iniziale più forte della vita che non è stato assassinato. Allora un paese che vuole riprendere la strada o prendere la strada di una nuova prospettiva di sviluppo comincia da qui. Tutti i provvedimenti dovrebbero avere come primo obiettivo ripariamo e riprendiamo la strada, a cominciare dai giovani, quindi ai giovani un tipo di welfare universale, invece fatica,
si comincia da lì, un inizio di sostegno a uno sviluppo che sarà sempre più basato sull'educazione e sulla conoscenza anche scientifica. Io leggevo i dati dell'Europa 2020, i prossimi posti di lavoro richiederanno in larga misura un'educazione terziaria. E quindi investiamo su questo invece di disinvestire. Noi abbiamo una popolazione che ha un ancora 20% di drop out dalla scuola media, abbiamo ancora un tasso di istruzione assolutamente insufficiente. Quindi un test di inizio di strada, io sono un gradualista, ma è un segnale, nuova educazione, una nuova prospettiva di opportunità. E poi mi piacerebbe molto fare quello che fanno qualcuno dei paesi più ricchi: tutti i giovani che escono dall'università un anno in giro per il mondo, così vedono la globalizzazione da vicino. Guardate che sarà così, eh. Grazie.